Ciao Davsim, questo video sarebbe potuto uscire anche un pochino prima, ma sono contento di aver aspettato. L'avessi fatto uscire ieri a caldo, 27 dicembre, avrei combinato un pasticcio, vi avrei detto una serie di inesattezze, avrei svuotato la mia bile qui davanti alla telecamera e non sarebbe stato giusto, perché bisogna fare delle opportune precisazioni e spiegare bene come è andata la vicenda. Perché così sulle prime, a leggere quello che è successo, tutti abbiamo avuto la stessa reazione, una reazione di indignazione, di incredulità. Ma come? Allegri va davanti ai microfoni a dire, senza fare nomi, che in generale ci sono dei presidenti e dei dirigenti che fanno delle dichiarazioni inaccettabili perché creano un clima di astio e di sospetto. E viene multato di 10.000 euro mentre quei presidenti, nello specifico Aurelio De Laurentiis soprattutto, non prendono la benché minima multa? Siamo veramente a questo livello di iniquità e di ingiustizia? Questa è la reazione che abbiamo avuto tutti ed è una reazione giusta, è una reazione corretta e condivisibile. Però bisogna precisare una cosa, che è formale ma diventa poi sostanziale, e cioè che Massimiliano Allegri non è stato multato di 10.000 euro, anzi ammenda di 10.000 euro per quello che ha detto davanti ai microfoni di Sky e nella successiva conferenza stampa nello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo all'esito di Atalanta-Juventus 2-2. Non è stato multato per avere indicato la luna ed essere stato invece colpito al dito, diciamo così, nel senso che, perché è quello che è successo, si è guardato il dito e non la luna proprio in questa situazione. Si è accusato, si è, diciamo, punito, è stato punito Allegri che non per aver, ma che ha, diciamo, detto il re è nudo, quando il problema è proprio che il re è nudo, non che Allegri lo ha detto e sottolineato. Allegri è stato sanzionato con un'ammenda di 10.000 euro, dicevo, non per quelle parole, ma per qualcos'altro, per qualche altra dichiarazione che lui deve aver fatto, di cui non abbiamo nessuna traccia, nessuna prova e nessun riscontro. Nello specifico, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha scritto: multato quindi Allegri di 10.000 euro di ammenda per aver al termine della gara negli spogliatoi espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale. Noi non sappiamo niente di tutto questo che è successo. Non sono le dichiarazioni che ha fatto Allegri in conferenza stampa. È sbagliato dire Allegri denuncia, condanna, prende le distanze da chi attacca gli arbitri e viene multato dalla stessa federazione a cui appartengono gli arbitri. È sbagliato, non è quello che è successo. Attenzione, quindi mi dispiace deludervi se siete entrati in questo video sperando che io avrei sbattuto cose, oggetti, arrabbiandomi, ed indignandomi appunto per questa situazione. Sono sicuramente, deluso dalla giustizia sportiva, però se Allegri ha fatto delle dichiarazioni insinuanti di cui noi non abbiamo traccia, non possiamo che alzare le mani e dire ok, corretto, la multa è quello che meritava. Anche perché il problema è quello dei referti, che non sono pubblici, né i referti arbitrali né quelli degli emissari della Procura. Un'antica battaglia di Juventibus, soprattutto tramite Maurizio Romeo, l'amico Maurizio Romeo che vi invito a seguire su Twitter perché pubblica un sacco di studi e di statistiche interessanti e ha sensibilizzato da tempo su questo argomento. Purtroppo, se ancora indietro, in Spagna, per esempio, i referti arbitrali sono pubblici pochi minuti dopo la partita, in Italia non sono pubblici mai. E perché è importante? Perché se fossero pubblici i referti degli arbitri e degli emissari della Procura federale, noi sapremmo che cosa aveva detto Allegri, sapremmo di che episodio si tratta e per che cosa è stato multato. Invece non lo sappiamo perché tutto è avvenuto lontano dai microfoni e dalle telecamere, lontano dai giornalisti. Quindi, se cercate, nessuno è stato in grado di dire che cosa veramente ha fatto Allegri. Si sono tutti limitati a riportare l'estratto del comunicato del giudice sportivo in cui si dà notizia di questa sanzione e basta, ma il motivo, l'episodio, non lo conosce nessuno. Quindi dobbiamo sottolineare ancora una volta che Allegri ha fottutamente ragione per quanto riguarda il prendere le distanze dalle dichiarazioni becere dei vari De Laurentiis e company, però dobbiamo anche prendere atto che evidentemente Allegri ha fatto anche delle dichiarazioni illecite, cioè rispetto al codice di giustizia sportiva, ed è stato giustamente sanzionato. Sulla questione De Laurentiis c'è da dire altro. Intanto io vi do una notizia che ancora non ho acquisito, ma ve la voglio dare perché ho aspettato per fare questo video anche perché ho controllato decine di volte in mattinata il sito della FIGC e della sezione comunicati, aspettando se fosse pubblicato, se venisse pubblicato
un comunicato della Procura federale, non è ancora uscito mentre registro, potrebbe uscire in giornata, e cioè il comunicato con il quale si annuncia che Aurelio De Laurentiis è stato deferito dalla Procura federale, quindi dal procuratore Giuseppe Pecoraro, per le dichiarazioni del 24 dicembre, in cui appunto aveva detto: brutta notizia la designazione di Mazzoleni, perché non è mai stato imparziale nei confronti del Napoli. Dichiarazioni gravi, gravissime, perché gettano ombra, discredito e buttano sotto una luce di malafede lo stesso Mazzoleni, prima ancora che abbia potuto arbitrare la partita. E sappiamo bene che Mazzoleni ha arbitrato benissimo. Le polemiche, tra parentesi, le polemiche su Mazzoleni per non aver interrotto la partita sono state spente sul nascere. Chi ha riportato in maniera altisonante le parole di Pecoraro, la partita andava interrotta, fa disinformazione, perché, come ha detto Gravina, che è intervenuto opportunamente in questo caso, presidente della FIGC, Pecoraro avrebbe fatto bene a tacere, così come avrebbe fatto bene Nicchi, presidente degli arbitri, a non rispondergli, perché Nicchi si è indignato per le dichiarazioni di Pecoraro. E Gravina ha ricostruito che Mazzoleni ha fatto tutto correttamente, non poteva interrompere la partita. Mazzoleni ha fatto fare tre annunci dagli speaker. Non c'è stata un'esplicita richiesta di sospensione della partita se non da parte di Coulibaly, ma non da parte della squadra Napoli. Mazzoleni ha fatto quindi quello che doveva fare, dovevano essere responsabili dell'ordine pubblico eventualmente ad interrompere Inter Napoli, ad interrompere la partita. Quindi le polemiche su Mazzoleni sono disinformazione. Mazzoleni ha fatto tutto correttamente. E quindi non c'è nulla da recriminare nei suoi confronti da parte di nessuno, da parte di nessuno, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli. Tornando al discorso di De Laurentiis, però, è pure sbagliato dire: ma come, multi Allegri e nessuna multa per De Laurentiis? Perché il giudice sportivo, nello specifico Gerardo Mastrandrea, non avrebbe potuto e non potrebbe multare De Laurentiis, perché le parole De Laurentiis sono avvenute al di fuori dell'evento sportivo prima e quindi devono essere oggetto di valutazioni dirette da parte della procura. Insomma, De Laurentiis va deferito, cioè rinviato a processo davanti al Tribunale federale, che è un altro organo rispetto al giudice sportivo. È un altro organo. Vi basta leggere il codice di giustizia sportiva per apprendere anche questa nozione, che è importante. Purtroppo non possiamo stare qui a parlare a vanvera, dobbiamo dire le cose vere, dobbiamo dire le cose circostanziate sulla base dei dati e dei fatti oggettivi. Quindi, ripeto, vi do la notizia che De Laurentiis sarà deferito, almeno quello che riporta il Mattino, e qualche volta dobbiamo anche prendere il Mattino di Napoli come fonte di notizie, è che molto probabilmente De Laurentiis sarà deferito in giornata, oggi 28 dicembre, da Pecoraro, dinanzi quindi al Tribunale federale per quelle sue dichiarazioni. Quindi siamo felici di questo, perché De Laurentiis merita una punizione, merita di essere deferito, processato e sanzionato per quelle dichiarazioni, che Gravina ha bollato come inaccettabili, che Gravina, presidente FIGC, ha bollato come inaccettabili. Quindi c'è da credere che c'è in questo momento un'azione per cercare di arginare queste derive, rappresentate da De Laurentiis, ma anche da altri dirigenti e presidenti, da parte della federazione, che quindi si farà muro su questa questione. Io mi limito soltanto a dire una cosa: la tempistica. Deferire De Laurentiis il 28 dicembre per dichiarazioni del 24 significa: A, che vabbè, a Natale, ok, magari ci si riposa un po' tutti, va bene, però il 26, ma lo stesso 24, cioè voglio dire, la tempistica è un pochino tardiva. Sembra quasi che Pecoraro si stia adeguando ad un clima di indignazione, al nervosismo di Gravina, e quindi stia facendo il suo dovere in maniera tardiva solo perché non può proprio farne a meno. Perché dopo tutto quello che è successo, una cosa non può essere evitata: il deferimento di De Laurentiis. Ma andava fatto prima. E perché andava fatto prima? Non è solo una questione formalistica. Perché se si arriva agli scontri davanti agli stadi, prima, durante e dopo le partite, se si arriva agli ululati razzisti, se si arriva ai soliti cori beceri di insulto e a tutto quello a cui stiamo assistendo, è anche perché non si pone un argine nel momento opportuno, è anche perché certe dichiarazioni si lasciano correre come se nulla fosse, è anche perché certe dichiarazioni sulle prime vengono impunite, si percepiscono come impunite e quindi quasi quasi De Laurentiis meritava l'applauso. Questo è tutto. Io credo di non dover aggiungere altro. Insomma, ho studiato veramente approfonditamente la questione, vi assicuro, non è stato facile produrre questo video, è stata una questione proprio di analisi, di studio, di approfondimento, oltre che di attesa, ripeto.
per le tempistiche giuste. Uscirà forse in giornata il comunicato, quando avrete visto questo video saprete già, ci sarà già la notizia che De Laurentiis è stato deferito. Non dovesse essere così, ritornerò sulla questione con un altro video, altrimenti parlerò solo eventualmente in caso di condanna o di mancata condanna di De Laurentiis, quindi all'esito del processo sportivo. Ma ci aggiorniamo comunque. Grazie per aver guardato, per aver atteso questo video, spero di essere stato chiaro su tutti i punti. Indigniamoci sì, ma per le cose giuste, che Allegri debba essere multato a questo punto non possiamo far altro che accettarlo. Ci vediamo molto presto con nuovi video e sempre Forza Juve!